Sono con Zibba al Sanremo 2014, tra i giovani, con Senza di te, il pezzo che ieri è entrato tra i quattro finalisti. Raccontaci un po' di questa canzone, che pezzo è e come mai la scelta di Senza di te? Ho scelto questa canzone alla fine, all'ultimo, pochi minuti prima di consegnare il plico con la canzone, perché volevo raccontare sul palco del festival qualcosa di mio intimo, personale, sapendo che molto spesso quando parliamo di noi parliamo in fondo di tutti. Quando siamo sinceri nel descrivere i nostri sentimenti diamo una mano anche agli altri a ragionare, a pensare ai propri. La canzone è stata scelta all'ultimo, ma secondo me abbiamo fatto la scelta giusta. Senti, come l'hai presa? Come trovi la situazione sanremese con tutto quello che c'è in questa settimana? È sicuramente tanto lavoro da fare per noi, ma non dobbiamo assolutamente lamentarci. Siamo qui per questo, per farci promozione, per dare una mano a noi stessi e alle persone che lavorano con noi, in modo che facciano poi meno fatica negli anni a venire a promuovere la nostra musica. Quindi siamo veramente felici di tutto ciò e sicuramente ce ne andremo con un bel bagaglio da portarci a casa. Senti, l'8 di marzo sarai a Firenze alla Feltrinelli a presentare il disco. Vai spesso a suonare a Firenze? Dove vai? Come trovi Firenze e il pubblico fiorentino? Firenze è una città che adoro e purtroppo ci suono troppo poco. Vorrei suonarci sempre, vorrei addirittura prenderci casa, vi dico la verità. Io adoro la zona che va tra Firenze e Siena, tutte le colline del Chianti sono la mia zona preferita, vado lì anche a prendermi il vino ogni tanto e ci passo un po' di vacanza. Spero prima o poi di trasferirmi in questa zona, anche perché siete meglio collegati con i treni e questo mi fa comodo, perché dalla Liguria arrivare a Roma è un viaggio che non finisce più, per esempio. Poi perché si mangia benissimo, c'è l'olio buono e prima o poi arrivo. Fa un saluto a Full, Firenze Urban Lifestyle. Un saluto a Firenze Urban Lifestyle. In bocca al lupo. Grazie.